In questi ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza del caso di Emanuela Orlandi ed in particolare delle novità, vere o presunte, legate alle figure di Enrico De Pedis e Marco Accetti. Ripercorriamo allora insieme un lungo tragitto per mettere in ordine cronologico una serie di eventi che possono sembrare slegati, ma che in realtà, visti nell'insieme, danno un senso al tutto. Primo giugno 1972. Davanti all'Istituto Tasso, a Roma, avvengono degli scontri. Un gruppo di giovani, appartenenti al Fronte della Gioventù, al grido di allarme siamo fascisti, cerca di penetrare nell'istituto, ma viene respinto dagli studenti, che si barricano all'interno della scuola, fino all'arrivo di polizia e carabinieri, che arrestano due giovani. Uno è l'allora 18enne Marco Fassoni Accetti, nato a Tripoli, il cui padre, Aldo, fa il costruttore. Ha vissuto l'infanzia a Tripoli prima di tornare in Italia per andare in collegio. Poi frequenta il San Leone Magno e il Giulio Cesare. 15 ottobre 1975. Roberto Calvi diventa presidente del Banco Ambrosiano. La sua carriera, da semplice impiegato fino a presidente dell'istituto, ha ricevuto un forte impulso dalla conoscenza con Michele Sindona. Sindona è un banchiere spregiudicato che ricicla soldi per conto delle famiglie mafiose dei Gambino in America e per quelle italiane dei Bontate e degli Inzerillo. Ma è anche l'uomo che gestisce le finanze vaticane e tratta affari con Gelli e Ortolani, i due vertici della P2. Ortolani è anch'egli un banchiere, possiede banche in Sud America, fra cui il Bafisud, in Uruguay. Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non interesso, non sono capace di toccare una cosa meccanica. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano, ma di carattere mondiale. Io avevo mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli, soprattutto una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargato al Brasile, all'Argentina. Ormai Sindona vive in America, dove è fuggito dopo il crack delle sue banche italiane. Avvenuto anche per il finanziamento dei governi di destra sudamericani cui l'aveva spinto la CIA. Finanziamenti mai rientrati. È Sindona ad aver presentato Calvi a Gelli e Ortolani. Calvi diventa in pratica l'erede di Sindona nei rapporti con la P2, nel riciclaggio di proventi mafiosi e nei rapporti con lo IOR. L'Ambrosiano diventa la più grande banca privata italiana, perché socio occulto ne è lo IOR, tramite una fitta rete di società costituite in paradisi fiscali. Anche a Calvi viene chiesto di sovvenzionare i governi di destra in Sud America. Molte operazioni di questa natura avvengono per il tramite dello IOR, che ha regole molto meno stringenti delle banche italiane, sia sulle valute, sia per la gestione di conti cifrati. I soldi raccolti sui mercati da Calvi o frutto di riciclaggio finiscono spesso nelle banche uruguaiane ed argentine di Umberto Ortolani. 29 marzo 1976 viene arrestato Albert Bergamelli. L'arresto segna la fine della banda dei marsigliesi che con i suoi sequestri clamorosi aveva sconvolto Roma. Il giudice Occorsio sospetta che i marsigliesi siano il soldo di un potere occulto che ne utilizza parte dei proventi criminali per finanziare i campi paramilitari dell'estrema destra e che parte dei proventi siano finiti addirittura per l'acquisto del Palazzo dell'OMPAM, organizzazione mondiale per l'assistenza massonica, creata da Licio Gelli. 10 luglio 1976. L'estremista di destra, appartenente ad Ordine Nuovo, Pierluigi Concutelli, uccide il giudice Occorsio. 7 novembre 1977. È stato rapito a Roma il duca Massimiliano Grazioli. 5 individui armati e mascherati lo hanno bloccato in via della Marciliana nei pressi della Salaria. Il rapimento del duca Grazioli segna l'inizio di quella che verrà chiamata la Banda della Magliana,
il leader carismatico Franco Giuseppucci ha rapporti con la nuova camorra organizzata, ma anche con estremisti di destra, ex marsigliesi, massoni e appartenenti al clero. Pare infatti sia venuto a conoscenza di alcune debolezze di certi alti prelati e si sia messo a disposizione per assecondarle sul mercato romano. Della neonata banda della Magliana fa parte anche un giovane detenuto, Enrico De Pedis, detto Renatino. Giuseppucci entra anche in contatto con la famiglia mafiosa di Bontate per il tramite di Pippo Calò, rappresentante della famiglia di Portanuova, ora latitante a Roma, dopo le confessioni del primo pentito di mafia, Leonardo Vitale. Calò ha soppiantato il capodecina romano di Bontate ed ora è il vero tramite su Roma del principe di Villagrazia, oltre che a frequentare i massoni di Piazza del Gesù. 6 giugno 1979. Marco Fassoni Accetti, 24 anni, viene arrestato per la seconda volta, fermato mentre con altri due sta picchiando Mario Appignani, alias Cavallo Pazzo, un ex radicale ed ex indiano metropolitano. Appignani si sarebbe impossessato dei soldi di una colletta per i funerali del somalo Ahmed Ali Jama, bruciato vivo in piazza Navona da alcune persone mai identificate. Accetti, accusato di pestaggio, sequestro di persona e tentata estorsione, viene definito dalla stessa vittima, Lappignani, come un appartenente al mondo radicale. Ma il partito radicale smentisce. 22 febbraio 1980, un giovane militante di Autonomia Operaia, Valerio Verbano, viene ucciso a Roma da individui penetrati nella sua abitazione. Gli aggressori lo attendevano in casa dopo averne sequestrato i genitori, forse per recuperare della documentazione. In particolare, vi è una lista sviluppata dallo stesso Verbano, dove aveva elencato, dopo pedinamenti, una serie di soggetti dell'estrema destra romana studentesca. Nelle liste compaiono i nomi, fra gli altri, di Angelo Izzo e Massimo Carminati. Secondo la madre di Verbano, il primo nome della lista era quello di Marco Accetti. Sempre nel febbraio 1981, Francesco Pazienza, collaboratore del Sismi, viene contattato per recuperare dei documenti compromettenti per Paul Marcinkus, presidente dello IOR, la Banca del Vaticano. L'incarico viene dalla parte avversa a Marcinkus, che sta finanziando, tramite il Banco Ambrosiano di Calvi, l'ascesa di Solidarnosc in Polonia. All'interno del Vaticano, secondo Pazienza, una fazione avversa a Marcinkus, quella di Casaroli, vorrebbe sviluppare con i paesi dell'Est un rapporto più distensivo. Ma Pazienza, impossessatosi dei documenti, li cede a Roberto Calvi, che li compra e li sottrae al possibile ricatto. Questi erano dei documenti che si risalivano al cardinale Vagnozzi. Risiedevano presso un avvocato svizzero che si chiamava Peter Duft. Ed erano dei documenti che avrebbero potuto ad un certo momento essere di danneggiamento nei conti di Monsignor Paul Marcinkus. Io li recuperai, consegnai a Calvi. Non mi feci neanche una copia, perché mi ero impegnato a non farmi neanche una copia, e questo è quanto. Pagai una certa cifra, che se non mi ricordo era $1,000,000 or $1,200,000, una cosa di questo genere, nei confronti del Duft, il quale si era impegnato anche a tenere o fare altre copie, se le avessi avute, utilizzare altre copie. Ecco, questo è il Duft. Era innanzitutto un importante personaggio politico della Democrazia Cristiana zurighese svizzera. Questa operazione io l'ho fatta su incarico dei servizi segreti. Di chi in particolare? Personalmente del generale Giuseppe Santovito. Dopo Santovito, da chi aveva ricevuto sollecitazioni? Monsignor Luigi Celata. Sono andato da Monsignor Celata, mi è stato spiegata l'operazione e ho fatto l'operazione. Sì.
Monsignor Luigi Cedata era segretario particolare di quale cardinale? No, non era ancora cardinale, era Monsignor Casaroli, all'epoca non era ancora cardinale, no, era già cardinale, era cardinale Casaroli, era il Monsignor Silvestrini che non era ancora cardinale, però Casaroli era segretario di Stato. Dunque io ne ho parlato con Flaminio Piccoli, che all'epoca era segretario della Democrazia Cristiana, e ho subodorato che ci fosse sotto una operazione di, come si dice, di regolamenti di conti all'interno del Vaticano. Consegnai tutto a Calvi. Perché lei decise di consegnare i documenti? Perché quei documenti, in maniera molto franca, mi sarebbero serviti molto più nelle mani di Calvi e Marcinkus che non nelle mani di Casaroli, perché mi ero scocciato di lavorare come consulente del SISMI e quindi avrei preferito ricominciare a lavorare nel settore privato, diciamo così, e anche perché quei documenti sarebbero stati negativi nei confronti di Marcinkus e nei confronti di una certa linea politica in cui all'epoca io credevo moltissimo. Parlo di linea politica internazionale, antisovietica e anticomunismo internazionale. Era notoriamente portato ad una politica, non dico prosovietica, ma di accomodamento con l'est comunista. Io invece ero convinto che sarebbe stato meglio affrontare il problema dei rapporti con l'Unione Sovietica in maniera molto energica. Quindi se io avessi dato quei documenti a Casaroli, Casaroli sicuramente li avrebbe usati contro Marcinkus, il quale era dell'idea che bisognava appunto avere una linea molto rigida nei confronti dell'est comunista. Questo $1.200.000 erano stati messi a disposizione da Roberto Calvi su una fiduciaria svizzera di Losanna. Chiaramente c'era una linea estorsiva, però non era, cioè, a quei livelli si dice: sarebbe molto bene che si neutralizzasse questo pericolo, eccetera. Sarebbe per esempio molto bene, è una linea estorsiva, però non è che si dice o tu mi dai questo e io ti faccio questo. Bisogna capire certe nuance. 13 maggio 1981. Ali Agca, militante dell'organizzazione terroristica dei Lupi Grigi, attenta alla vita del pontefice polacco Wojtyla, che sta mettendo in crisi il sistema sovietico. Le indagini si indirizzano subito verso una pista che porterebbe a mandanti bulgari sostenuti dall'Unione Sovietica. Buonasera, in piazza San Pietro, poco dopo che era cominciata l'udienza generale di Giovanni Paolo II, sconosciuti hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il pontefice, che è stato raggiunto da qualcuno di questi colpi e si è accasciato sulla piccola vettura scoperta sulla quale e con la quale aveva appena completato il percorso. 17 marzo 1981. Vengono scoperti gli elenchi della loggia P2 di Licio Gelli. Ma quella sequestrata è solo una parte minoritaria della documentazione, che viene spedita da Gelli nel suo archivio in Uruguay. Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2. Sì, arriva a tutti. Ah, lei dice che molte persone erano coinvolte in questa ragnatela. Arrivano a tutti, vedi. Ma chi manca ancora? Chi manca? Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono. 20 maggio 1981. Roberto Calvi è in prigione. Calvi è stato arrestato alle 7 di questa mattina a casa sua a Milano, ora si trova nel carcere di Lodi. Roberto Calvi viene arrestato per esportazione illecita di valuta. In carcere, alla moglie confida. Questo processo si chiama IOR, per mandare un messaggio a Monsignor Marcinkus. 20 aprile 1982. A Milano scatta un agguato ai danni di Roberto Rosone, il vice di Calvi
all'Ambrosiano. Rosone rimane ferito, ma a morire è uno della banda della Magliana, Danilo Abbruciati. 7 giugno 1982, Roberto Calvi scompare. Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, non si sa dove sia. Forse è scappato, forse è fuggito. Di lui non si hanno notizie da 2 giorni. 17 giugno 1982. Roberto Calvi viene trovato morto a Londra, sotto il ponte dei Frati Neri. Era fuggito dall'Italia per cercare documenti che spingessero i debitori dell'Ambrosiano a far fronte ai loro impegni. Tra di essi vi era lo IOR, che aveva sottoscritto delle lettere di patronage con cui mallevava l'Ambrosiano da gran parte dei suoi debiti, ma Marcinkus le aveva disconosciute. Con i soldi dell'Ambrosiano volatilizzatisi per sovvenzionare i governi di destra sudamericani e Solidarnosc, spariscono anche parte dei soldi riciclati dal mafioso Calò, ora rispondente non più a Bontate, ma al subentrato Totò Riina. E spariscono anche i proventi di quella parte della banda della Magliana legata a Danilo Abbruciati ed Enrico De Pedis, che con Calò su Roma ormai erano una cosa unica. A Londra viene poco dopo ritrovato il corpo di un antiquario, Sergio Vaccari, legato a mafia ed estremismo di destra. Un testimone riferisce di aver visto, presso l'abitazione del Vaccari, in una cassaforte, una foto di Calvi in abito talare, oltre ad una foto di Jeanette Rothschild, l'ex baronessa scomparsa anni addietro. 7 maggio 1983. Scompare Mirella Gregori, di 15 anni, risponde al citofono di casa. Sono le 14. Un sedicente amico, che dice di chiamarsi Alessandro, le chiede di scendere. Alla sua richiesta di uscire, la Gregori avrebbe risposto: «Se non mi dici chi sei, non scendo», per poi prendere tempo e proporre di vedersi alle 15, ora in cui esce di casa per svanire nel nulla. All'inizio del gennaio 83, quando era quasi certo che Giovanni Paolo II avrebbe visitato la Polonia nel mese di giugno, a Cracovia arriva Gregor Piotrowski. Piotrowski è il capo del gruppo operativo D, una cellula segreta dei servizi polacchi. Era stato il quarto dipartimento del Ministero degli Interni polacco, specializzato nella lotta al clero e alla Chiesa, ad elaborare il piano. Era l'operazione Triangolo. Il gruppo D compiva azioni illegali quali perquisizioni, coercizioni fisiche, rapimenti di persone, torture, ed era stato attivato per girare un filmato che avrebbe dovuto compromettere Giovanni Paolo II e la cui protagonista doveva essere Irena Kinaszewska. Irena, vedova e con un figlio da mantenere, per arrotondare lo stipendio batteva a macchina tesi di laurea ed anche i discorsi di Wojtyla. Si pensò quindi di estorcerle qualche dichiarazione compromettente e l'incarico venne affidato al capitano Piotrowski, colui che anni dopo, con altri membri del Ministero degli Interni, avrebbe torturato e ucciso il sacerdote Jerzy Piopelusko. Al fianco della Kinaszewska c'era un angelo custode, il giornalista Konrad, collaboratore dei servizi comunisti, che fingeva di esserle amico ed orbitava intorno al mondo cattolico di Cracovia. La Kinaszewska doveva essere condotta da Konrad in una camera dell'Hotel Cracovia, dove la squadra operativa avrebbe preparato uno studio di registrazione con telecamere nascoste. Per qualche motivo il piano non andò in porto. L'operazione fu ripetuta nella dacia del giornalista spia, dove la donna fu ubriacata e drogata con una mistura preparata nei laboratori chimici dei servizi segreti a Varsavia. Ma quando il capitano Piotrowski portò il filmato al quarto dipartimento del ministero, i suoi superiori giudicarono il materiale non tanto compromettente. Allora Piotrowski tornò a Cracovia con il gruppo operativo con un nuovo compito: entrare nella casa di Don Bardecki per trovare la corrispondenza tra Wojtyla e la Kinaszewska, della cui esistenza i servizi polacchi erano convinti. Ma anche questo diventò impossibile perché a casa del sacerdote c'era sempre qualcuno. Il piano venne cambiato per la terza volta e si decise
di usare lo stratagemma di nascondere nell'appartamento di Bardecki le presunte memorie di Irina, un falso diario della donna preparato dalla sezione speciale del quarto dipartimento a Varsavia, nella quale la donna descriveva la sua storia d'amore con l'arcivescovo di Cracovia. Per realizzare il tutto venne usata una macchina da scrivere che batteva alcune lettere allo stesso modo della macchina di Irena. Il piano prevedeva che una volta confezionato il diario dovesse essere ritrovato dai servizi di sicurezza durante una perquisizione nella casa di Bardecki. È il mese di febbraio 83. Due donne dei servizi segreti si presentano a Cracovia e suonano alla porta di Bardecki. Dicono che devono consegnare un pacco e mentre una intrattiene l'anziano prete, l'altra va nella stanza del sacerdote e lì nasconde il diario dietro un termosifone. Il più sembra fatto. Ora si tratta solo di organizzare il ritrovamento. Quella sera, al ristorante dell'Holiday Inn, si festeggia la riuscita dell'operazione. Il capitano Piotrowski si ubriaca completamente e succede l'inevitabile. Messosi alla guida, va a schiantarsi contro un muro. Arriva una pattuglia della stradale e gli agenti vogliono arrestare il capitano, che per difendersi mostra il distintivo dei servizi e sotto gli effetti dell'alcol si lascia sfuggire tutti i contenuti dell'operazione. Quella stessa notte uno degli agenti rivela il tutto ad un amico che lavora nella curia arcivescovile di Cracovia. Ed è così che il falso diario in casa di padre Badeschi viene immediatamente distrutto. Due giorni dopo, quando i servizi ignari vanno a colpo sicuro a casa di padre Badeschi, dietro al termosifone non trovano nulla. 22 giugno 1983. Wojtyla è in Polonia da Jaruzelski. Emanuela Orlandi scompare a 15 anni. Figlia di un semplice commesso della prefettura della Casa Pontificia, frequenta una scuola di musica in piazza Sant'Apollinare, a Roma, a poca distanza da Palazzo Madama, sede del Senato. È una delle 56 scomparse di minori nel comune di Roma di quell'anno. Emanuela, il giorno della scomparsa, si reca a lezione attorno alle 17 per uscirne alle 18.45, 10 minuti prima del solito. Quel giorno chiese al professore di canto corale di uscire 10 minuti prima perché aveva un impegno. Abitualmente le bambine chiedono il permesso a me di uscire prima, invece questa volta non l'ha fatto Emanuele. Dopodiché, da una cabina telefonica, telefona alla sorella maggiore, Federica, dicendo che avrebbe fatto tardi perché l'autobus non stava passando e che un uomo l'aveva fermata per strada proponendole un lavoro di volantinaggio durante una sfilata di moda, retribuito con la somma di 370.000 lire, che attualizzate ad oggi sarebbero all'incirca 800 euro. Una cifra spropositata rispetto alle poche ore di lavoro come promotrice di prodotti cosmetici Avon durante la sfilata di moda nell'atelier delle sorelle Fontana. La sorella la sconsiglia e la invita a tornare a casa quanto prima per parlarne con la madre. Questo è l'ultimo contatto che Emanuela ha con la famiglia. Però a casa Emanuela chiama perché voleva parlare con mamma, perché mi ha raccontato che mentre stava andando alla scuola di musica era stata fermata da un uomo che era un rappresentante dell'Avon e le aveva chiesto se le interessava fare questo un lavoro di volantinaggio, di promozione dell'Avon e le avrebbero dato un compenso sulle 300.000 lire, mi sembra avesse detto. E chiaramente io le ho detto che 300.000 lire mi sembrava veramente impossibile che potessero darle per una giornata di lavoro, anche se era in una sfilata di moda, anche se era diciamo, un posto prestigioso però. E niente, così è finita la telefonata perché lei ecco, voleva chiedere a mamma il permesso di poter fare questo lavoretto. E l'unica cosa mi disse che questa persona avrebbe aspettato fuori da scuola per sapere se lei accettava o meno
di farlo. Stavo andando a prendere l'autobus quando Manuela mi raggiunse e mi chiese un consiglio. Mi disse che le avevano offerto un lavoro per 375.000 lire per distribuire dei volantini dell'Avon. A me la cosa mi sembrò eccessiva, infatti glielo dissi, perché per una giornata di lavoro era veramente troppo. E poi mi disse anche se doveva prendere l'autobus oppure andare all'appuntamento. Io le dissi, beh, fai un po' tu. E la cosa infatti mi è molto dispiaciuta, perché se le avessi magari risposto diversamente, a quest'ora non sarebbe andata così. Dopo la telefonata, raggiunge insieme a due compagne di corso la fermata dell'autobus, in corso Rinascimento. Verso le 19.30, le due compagne di scuola salgono su due diversi autobus, dirette a casa, mentre Manuela non sale, perché il mezzo è troppo affollato. Da questo momento, della ragazza, si perdono le tracce. Il padre, Ercole Orlandi, inizia le ricerche la sera stessa, presso la scuola di musica e nei paraggi della stessa. Poi si reca al commissariato Trevi per denunciare la scomparsa della figlia, ma come spesso avviene in questi casi, gli viene suggerito di aspettare qualche ora. 23 giugno 1983. Il giorno seguente, presso l'Ispettorato Generale di PS Vaticano, la sorella Natalina formalizza la denuncia di scomparsa. 25 e 26 giugno 1983. Sabato 25 e domenica 26, a casa Orlandi, chiama Pierluigi, che asserisce di avere 16 anni. Pierluigi riferisce che Emanuela è viva, sta bene, ma si vuole allontanare da casa per un po'. Tornerà presto. Aggiunge due particolari. Menziona la Avon e riferisce l'idiosincrasia della ragazza per gli occhiali. Dopo queste telefonate, Pierluigi esce di scena. La prima, diciamo, fu di un certo Pierluigi, che così si definiva lui. Si definiva anche un ragazzo di 16 anni, che a mio parere non aveva 16 anni perché si sentiva che era una voce piuttosto adulta, parlava molto bene, molto correttamente l'italiano, incominciando a dare dei particolari, ma lui riferiva che questi particolari gli aveva dato la sua fidanzatina, avendo incontrato Emanuela a Piazza Navona. E incominciò a dire del flauto, incominciò a parlare dei capelli, incominciò a dire dei particolari, tipo per esempio gli occhiali che Emanuela non doveva portare, ma non metteva perché non gli piaceva portare gli occhiali. Insomma, una serie di particolari che erano effettivamente corrispondenti a Emanuela. Il 26 giugno, a casa Orlandi, si presentano due agenti del SISDE. La motivazione sarebbe la conoscenza di uno dei due agenti, Giulio Gangi, con la cugina di Emanuela, Monica Meneguzzi. A soli 4 giorni dalla scomparsa di una ragazzina, quindi, i servizi si presentano a casa Orlandi e uno dei due agenti presenta false generalità. Mettono sotto controllo il telefono ed operano una vera e propria perquisizione della casa, ripetuta nei giorni seguenti. 28 giugno 1983, i telefoni tornano a squillare. È Mario, ha un bar dalle parti di Ponte Vittorio e vuole scagionare un suo amico, rappresentante della Avon. Ho visto Emanuela, si fa chiamare Barbara, è stufa della routine familiare, ma tornerà alla fine dell'estate, per il matrimonio della sorella. Ma perché il giornale parla anche di due ragazze? No, questa mi lo conoscete, vive con la ragazza sua, e sta in casa due ragazze, e insieme vivono, vanno a vendere vestiti, profumi. Ho capito. Però non penso proprio che siano ragazze che sono state fatte scappare, oppure con la convinzione così occulta, no? Ma io penso che questo proprio alla luce del giorno. Sì, ho capito, ma io penso che questo amico suo sarà anche piuttosto adulto. Quanti anni ha? No, c'ha 22 anni. E la ragazza è un po' più grande, 26, poi c'è questa ragazza inglesina, poi c'è questa ragazza di Venezia, che Barbarella si chiama, Barbara. E vendono proprio questa roba qui. Infatti gli ho detto, ma che fai qua a Roma, a un certo punto, i tuoi genitori, insomma, se capano questa Roma così. Allora ha fatto, non loro lo sanno, me ne sono andata perché si fa, ma perché te ne vai a un certo punto, non sta bene a casa tua?
fa no, ma perché ho una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che ne andavo, però ti fai poi tornare perché se deve sposare un fratello, un parente, una cosa del genere, non è sicura, ma voleva tornare, cioè alla fine dell'estate si doveva sposare qualcuno di famiglia, una cosa del genere, però dice, i genitori lo sanno, anche perché non penso che questo qua si metta in casa, diciamo, sono francamente una scappa di casa, insomma, sono dolori, no? Dico bene? Secondo lei, diciamo, che caratteristica è more, brune, bionda? No, brunista, tipo brunista. No, che castano scuro, bruno, non è mo guardava proprio regolare. Ecco. Non ho capito. No, scuretta, capelli corti, scuri, cioè, sì, ma sì, tarda più di me, perché io ho preso un bassetto, vabbè. Vabbè, ma che altezza potrà avere? 1,50 m, 60 m? No, bella altina. Che lei saprà qualche riscontro? No, credo che non siano molti gli scontri. Lei siccome che diceva che è veneta, veneziana, non lo so, no? Ma a lei gliel'ha detto lei o l'ha sentito dall'accento? No, l'accento mi pare normale, parla italiano. Parla italiano? Parla sì, italiano. No. Non ha impressioni romanesche? Ma non so parlare da... Ah, lei dice che può essere che si dica veneziana? No, ma perché... A me pare tanto tipo sincero. Intanto Roma viene tappezzata dai famosi manifesti che diventano un simbolo del caso. Fino a quel momento nessuno ha fatto richieste di riscatto, anche perché nessuno ha parlato di rapimento. Eppure la Segreteria di Stato Vaticana dedica al caso un vertice segretissimo a cui partecipano Casaroli, Somalo e Battista Re. Questo almeno secondo il giudice istruttore Adele Rando. 3 luglio 1983, Papa Wojtyla rivolge un appello pubblico. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Perché il Papa parla di rapimento e non di scomparsa? Dopo l'appello del Papa del 3 luglio 1983, in cui si fa chiaro cenno ad un rapimento di Emanuela Orlandi, si mette in moto un nuovo meccanismo. Il giorno precedente, Alfredo Sambuco, un vigile urbano del primo gruppo Monserrato, ha riferito al dirigente della squadra mobile che durante il suo turno di lavoro in Piazza Madama, vicino al Senato, verso le 17 aveva notato un'auto BMW di vecchio modello parcheggiata sul lato destro della strada. Vicino alla stessa vi era un uomo e una donna che discutevano e nel contempo l'uomo mostrava alla donna una borsa contenente presumibilmente cosmetici. Essendo la strada con divieto di fermata, facevo notare al conducente che non poteva sostare. Il predetto mi rispondeva: vado via subito. L'uomo di cui sopra era di statura 1,70-1,75 circa, di età 40-45 anni circa, con una carnagione scura, capelli castani, molto stempiato sul davanti. La donna molto giovane, con capelli lunghi scuri. 5 luglio 1983. Verso le 12:50 qualcuno telefona alla sala stampa della Città del Vaticano, gestita da Monsignor Romeo Panciroli. L'anonimo, che ha o finge di avere un forte accento inglese, viene soprannominato
l'americano. Spiega che alcune informazioni importanti sulla ragazza erano state fornite da altri membri dell'organizzazione a cui appartiene anche lui. Menziona alcune persone per nome, definendole nostri emissari, e afferma che ulteriori elementi di prova sono a conoscenza del cittadino Orlandi Ercole attraverso le informazioni dei nostri elementi aventi nome Pierluigi e Mario. Pone quindi come condizione per il rilascio di Emanuela che Papa Wojtyla intervenga per ottenere la liberazione di Alia Kcha entro il 20 luglio. Fornisce inoltre un codice di riconoscimento per i contatti successivi, il numero 158. La Santa Sede non rende noto questo contatto. Un'ora dopo, verso le 13:45, l'americano chiama a casa Orlandi e fa ascoltare un nastro con la voce registrata di Emanuela. Fa sapere che invierà ulteriori notizie attraverso funzionari del Vaticano. Da quel momento in poi incominciarono le telefonate dell'americano, cosiddetto pseudo tale, non lo so, perché l'accento era molto strano, sembrava quasi un americano napolizzato, napoletanizzato, come possiamo dire. E la prima telefonata che fece fu come una specie di presentazione e poi mi fece ascoltare un nastro inciso. Insomma, sembrava questa voce un po' assonnata di Emanuela, come se uno fosse svegliato dal sonno, che diceva: mi chiamo Emanuela Orlandi, frequento il secondo anno di liceo scientifico all'Istituto Vittorio, come si chiama, eccetera. E poi si sentiva questo nastro strisciare e a me è sembrato sempre di capire o di sentire Santa Marinella 15, Santa Marinella 15. Questa è la cosa che mi è sembrata al momento che l'ho sentita. Lei volti bene questo registro. Sì, me la faccia sentire bene però. Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figliola. Sì, ma me la faccia sentire okay. Bene. Ok, a te. Allora, invitata a evitare una mala di dovrei fare il terzo liceo a Sant'Anna, scientifico. Dovrei fare il terzo liceo a Sant'Anna, scientifico. Pronto? Orlandi? Pronto? È la sua soddisfazione? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Allora, mi ascolti. Sì? Funzionari del Vaticano, sì? Non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non avere autorizzazione. Io le faccio i miei personali auguri, sì. E la questione lo risolverà bene per... 6 luglio 1983. Sono le 16:30. Un giovane chiama la redazione dell'ANSA di Roma. Stammi bene a sentire. Noi abbiamo Emanuela Orlandi, la studentessa di musica. La libereremo soltanto quando sarà scarcerato a Kcha, l'attentatore del Papa. A quale organizzazione appartieni e quali elementi mi dai per provare che la ragazza è nelle vostre mani? Non importa a quale organizzazione appartengo. Ti posso dire soltanto che giorni fa abbiamo avuto un contatto con la segreteria vaticana. Un messaggio che il Vaticano ha nascosto. Nel messaggio si chiedeva l'intervento del Papa presso il governo italiano per la scarcerazione di Kcha, che deve avvenire entro 20 giorni. Che cosa succederà se entro 20 giorni non avviene quanto chiedete? Non lo so, ho solo l'incarico di telefonare. Andate in piazza del Parlamento e in un cestino di rifiuti troverete la prova che la ragazza è nelle nostre mani. Il giornalista si reca subito nel luogo indicato e trova una busta gialla con all'interno una fotocopia. Su un unico foglio c'è la tessera di iscrizione alla scuola di musica con la fototessera di Emanuela. Una ricevuta datata 6 maggio 1983 di un versamento alla scuola di musica. Il numero di telefono della casa degli Orlandi e una frase di saluto autografa. Con tanto affetto, la vostra Emanuela. Poi ci fu telefonata successiva che evidentemente lui mi ha sentito disperato e in quell'occasione disse
che fece capire come se fossero stati due gruppi, i falchi e le colombe. Lui faceva parte delle colombe, dicendomi: io voglio salvare tua nipote, io voglio salvare tua nipote. Vado con il segretario di Stato Vaticano. Lui riferito te? Sì, già riferito, sì. Allora, ascolta. Sì? Tu non devi dire di questa telefonata alla stampa, capisci questo? No, io non lo dico. Allora, guarda, io personalmente vengo a te incontro, molte, molte cose. E io la ringrazio infinitamente. Ora, io nella questo gruppo sono la colomba, io ho aberrazione di tutto quello che sta succedendo. Sì. Tu devi avere fiducia in me. Sì. Ora ascolta bene. Vai subito in tutte le redazioni di giornale. Sì. Loro, l'organizzazione ha molto bisogno che domani sì. sia pubblicato integralmente il comunicato fonico. Sì. Capisci questo? Ora non dire assolutamente che noi abbiamo parlato. No, io no. Tu hai saputo dal segretario, io non posso parlare con te, sì. Io non ho nessuna responsabilità di parlare con te. Questo è molto importante, capisci? Va bene. Tu non devi dire, io questa è una telefonata privata tra me, è un fatto tra me e te. Ti ringrazio. Anche se tu hai fatto tante cose male, come oggi hai fatto una dichiarazione, hai detto loro, tu non hai letto il comunicato? No. Ecco, perché allora prima di parlare leggi il comunicato. Ora ascolta. Quale dichiarazione ho fatto, scusa? Hai detto loro hanno fatto avere queste informazioni riguardo il passato. Sì. Nel comunicato sono riportate queste informazioni con una logica, capisci? Sì. Allora ascolta, vai nelle redazioni e sì. di che hai saputo dal segretario di Stato. Che bisogna fare questa pubblicazione. Ora tu vai a nome tuo, cioè questo fatto a te te l'ha detto il segretario, capisci? Sì. No, non te l'ho detto io, te l'ha detto il segretario. No, assolutamente, io do la parola d'onore. Vai in tutte le redazioni e fai sì. pubblicare integralmente sì. il comunicato. Io cerco di far tutto, questa è una prova di volontà. Sì. Io cerco di salvarti perché siamo in una situazione veramente grave, pericolosissima. Io sono in minoranza, capisci questo? Sì, io ringrazio lei. Io cerco di salvare, ma è molto difficile, è molto grave quello che sta che ora sta succedendo all'interno dello... Tu non puoi avere veramente idea. Questo rimane tra noi. Vai in una redazione. Sì, ma io... Tutta la redazione... Io faccio tutto quello che lei mi ha detto. Volevo solo un'assicurazione. Chiedi di fare pubblicazione integrale, però. Sì. Senza spezzettare, senza rendere frammentario. Deve essere integrale, perché l'opinione pubblica ha avuto contraffatte queste informazioni. Sì. Dai giornali. I giornali hanno continuamente riportato in maniera... Sì, ma io già ebbi modo di dirle che allora... non è colpa mia, perché le cassette, la roba, me le sequestrava la polizia. Non è colpa. Allora, vai in redazione e sì. di che il segretario ha ricevuto questa domanda di far pubblicare il testo. Certo. Tu supplica, chiedi che sia. Io, questo è molto importante per loro. Certo. Forse se tu riesci a far pubblicare dal giornale il testo integrale, sì. io riesco a far salvare la tua nipote, capisci? Sì, ma adesso sta bene, mi dica almeno. Non preoccuparti, lei ora sta bene tutta a me. Pronto? Sì, pronto, e pronto. E pugna tutto quello che è successo. Poi per quanto riguarda il nastro, sì. non andare tu solo, porta il fratello e la sorella, cercate di riconoscere bene il nastro, che tutte le voci sono della Emanuela. Cerca di portare amiche, fratelli, sorelle. Ma io l'ho riconosciuto io personalmente. Ma non è solo, ci sono più frati della ragazza. Sì. Non è possibile far passare sempre per fatto quello che loro fa. Sì. Ora, hai capito? Ma sì. vai che io forse ti faccio salvare. E non dire che noi abbiamo contattato. No, io non dico niente. Ho dato la parola d'onore che tutto passare. Questo a me mi è venuto dal devo segretario portare, di Stato. Ma vai subito ora, capisci? Sì, sì, io adesso mi metto subito in contatto con tutti i giornali. Tutta la redazione. Con tutti i giornali. Ciao. 7 luglio. L'americano chiama di nuovo la casa degli Orlandi alle 16:15. Parla con lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi.
ancora convinto che sia il padre di Emanuela. «È il signor Orlandi? Sì, sono io. Mi sono recato ieri pomeriggio da ragazza. Ho viaggiato, ho fatto il più presto possibile. Allora prendi nota, attentamente, prendi nota. E dunque la tua figliola non è nata in Vaticano. È il primo anno della sua infanzia, non è vissuta in Vaticano, esatto? Poi, la più grande, altra sua figliola, capisci? L'altra sua figliola, Natalina, pure lei, metteva le occhiali e da tempo non le mette più. Allora, il sacerdote, che deve celebrare l'unione della sua Natalina, è un amico, conoscente della famiglia. Ora, la star, l'atto, il cantante favorito della ragazza, Baglioni Claudio. Poi, ma la mia bambina? Guardi, io non ho tempo. Mi hanno riferito che lei mi ha chiesto il lunedì dove è stata al ristorante. Senta, signor Orlandi, io mi meraviglio della sua intelligenza. Questa non può essere, capisce, una prova. Non capisce che noi potevamo pedinare la ragazza prima? Prima del prelievo? Non capisce che anche 15-20 giorni ci sono pedinamenti. Io veramente meraviglio molto. Io penso questa mossa di inquirenti, capisce? Ora io... Poi un'altra cosa, l'ultimo elemento. A una ragazza tua piace un ragazzo di nome Alberto, che ora è militare. Ascolta, non dire queste cose ai giornalisti. Questo mi avere chiesto tua figliola. La tua figliola ha detto non divulgare queste cose, come se una forma di pudore. Io dovere lasciare, io dovere salutare, veramente. Buongiorno a te. 8 luglio. Intorno alle 16, un uomo sconosciuto di mezza età, che parla italiano con un accento medio orientale, chiama la casa di Laura Casagrande, una compagna di scuola di Emanuela, che aveva conosciuto solo poco tempo prima della scomparsa. Laura Casagrande, che non è una stretta amica di Emanuela, dice di aver fornito il proprio numero di telefono ad Emanuela su un foglietto scritto. Era il pomeriggio dell'8 luglio 1983, quando il mio telefono squillò e andò a rispondere mia madre. Un uomo, dall'accento straniero, forse arabo, così, e chiese di voler parlare con mio padre. Mia madre rispose che non c'era e quindi continuò lei alla telefonata. E quest'uomo disse se eravamo al corrente del caso di Emanuela e se eravamo disposti ad aiutarla. Mia madre disse di sì, e quindi l'uomo la invitò a prendere carta e penna e di scrivere. E, il messaggio cominciava col dire che se avevamo ricevuto questa telefonata è perché Emanuela aveva dato a loro il mio numero, il nostro numero, e che quindi era una prova che era ancora in vita. E mia madre, visto di cosa si trattava, presa dall'emozione, non continuò più a scrivere, anche perché l'uomo dettava molto velocemente. Così presi il ricevitore e continuai a scrivere io sotto dettatura. Il messaggio diceva che Emanuela era stata presa soltanto perché era cittadina vaticana e poi diceva che c'erano ancora disponibili 20 giorni di tempo prima che venisse uccisa se non ci fosse stato lo scambio con Ali Hajka. E poi chiedevano anche una linea telefonica con il Vaticano, con il Cardinal Casaroli. Quest'uomo parlava correttamente l'italiano, anche se aveva un accento medio orientale. Io non riuscivo a stargli dietro perché lui dettava molto velocemente e così lo pregavo di ripetere, ma lui si spazientiva e continuava sempre a dettare veloce. E io dentro di me mi facevo una domanda perché mi era presa un po' di paura, mi chiedevo come mai avessero il mio numero di telefono e lui mi rispose che me l'aveva dato Emanuela e che questa quindi era una prova che lei era ancora in vita e che gliel'aveva data Emanuela perché io ero una sua compagna di scuola e che quindi mi conosceva. Alle 19 un uomo dall'accento straniero conferma che l'obiettivo dell'operazione è la liberazione di Hajka. Ha ricevuto il messaggio che abbiamo dettato a Laura, l'amica della Orlandi?
è la prova che Emanuela è in ottima salute. È lei che ci ha fornito il numero di telefono dell'amica. Noi non svolgiamo questa operazione per propagandare chi siamo o che cosa siamo, ma solo per avere Ajka. La chiave della trattativa non è una sigla. Poi riaggancia, chiamando 40 minuti dopo. La chiave della trattativa non è una sigla, ma la controparte di cui disponiamo e l'oggetto della richiesta. Dite a Ajka se vuole andare a Brandenburg. Lui capirà. Non credete alle sue rivelazioni. Non è vero che è un uomo fragile. Ajka non è sotto processo. Un'ora dopo parla a Liercia. Lasciate questa ragazza povera, io non ho nulla con criminali, con terroristi, io sono con Italia, sono con popolo italiano, io sono con Vaticano, ancora ripeto, condanno questo atto criminoso. Chi sono i rapitori? Chi sono i rapitori? Io non ho nessuna idea. Ancora faccio appello, lasciate ragazza povera innocente.